Europa settentrionale e meridionale, nello scenario di un'era di oscurità permanente, l'Europa avrebbe visto drastiche trasformazioni territoriali. La diminuzione delle risorse agricole a causa della mancanza di luce solare avrebbe probabilmente spinto le popolazioni a migrare verso aree con migliori condizioni di vita, come le regioni mediterranee, dove le condizioni climatiche potrebbero essere state leggermente più miti e favorevoli all'agricoltura di sussistenza o al commercio con regioni meno colpite. Questi movimenti di popolazione avrebbero potuto rafforzare le città-stato o le regioni che si trovavano in posizioni geografiche vantaggiose, portando alla formazione di nuove entità politiche o alla rinascita di antichi confini che una volta definivano le sfere di influenza in Europa. Nord America. In Nord America, particolarmente nelle regioni settentrionali come il Canada e il nord degli Stati Uniti, si sarebbe probabilmente assistito a una spinta significativa verso l'urbanizzazione delle regioni meridionali. Con l'oscurità e il freddo che avvolgono le terre settentrionali, le persone avrebbero cercato rifugio e nuove opportunità nei climi più temperati del sud, città come Atlanta, Dallas e Phoenix potrebbero essere diventate megacentri di popolazione e innovazione, agendo come catalizzatori per lo sviluppo di nuove tecnologie e pratiche agricole adatte a un mondo senza luce solare. Asia, continenti densamente popolati e storicamente dipendenti dall'agricoltura, come l'Asia, avrebbero subito trasformazioni interne e esterne significative. La Cina e l'India, per esempio, avrebbero dovuto affrontare sfide enormi nel sostenere le loro popolazioni senza l'agricoltura tradizionale. Questo avrebbe potuto portare allo sviluppo accelerato di città sotterranee o strutture abitative protette, capaci di sfruttare fonti di energia alternative e sistemi agricoli indoor, come l'idroponica e l'aeroponica, per mantenere la produzione alimentare. Questi cambiamenti avrebbero influenzato non solo l'economia e la società ma anche la geopolitica regionale, con nuovi accordi e alleanze formati attorno alla condivisione di tecnologie salvavita e risorse. In un mondo immerso nell'oscurità, l'economia globale avrebbe visto un cambio di paradigma. Le innovazioni tecnologiche sarebbero state fondamentali per la sopravvivenza. La ricerca e lo sviluppo avrebbero ricevuto investimenti massicci, specialmente in settori come l'agricoltura indoor, dove la produzione di cibo avrebbe potuto continuare al riparo dall'oscurità esterna. Questo avrebbe incluso tecniche come l'idroponica, l'aeroponica e l'utilizzo di luci a LED per la fotosintesi. Tali innovazioni avrebbero richiesto significative risorse energetiche, spingendo ulteriormente lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e sostenibili, come l'energia geotermica, eolica e nucleare. La necessità di prodotti e tecnologie adatti a un mondo privo di luce naturale avrebbe altresì trasformato i mercati globali. Si sarebbe assistito a un aumento della domanda di beni e servizi legati alla sopravvivenza, all'illuminazione artificiale, al riscaldamento e all'energia. Le rotte commerciali si sarebbero riorganizzate attorno ai centri di produzione di queste tecnologie essenziali, e il baratto di risorse come cibo, acqua pulita e tecnologia potrebbe diventare più comune nelle relazioni internazionali, soprattutto in assenza di una valuta globale stabile o in caso di disastri economici. L'impatto sociale e culturale di un'era di oscurità permanente sarebbe stato profondo. La società avrebbe dovuto affrontare non solo la sfida di adattarsi a condizioni di vita drasticamente diverse ma anche quella di mantenere e riformulare le proprie identità culturali in questo nuovo contesto. La letteratura, l'arte e la musica avrebbero probabilmente riflettuto le lotte, le speranze e le paure di una popolazione che vive in condizioni senza precedenti, dando vita a nuovi movimenti artistici che esplorano temi di isolamento, resilienza e innovazione. Le lingue e i dialetti si sarebbero evoluti per includere nuovi lemmi e concetti legati alla vita nell'oscurità, mentre l'istruzione si sarebbe focalizzata su scienze, ingegneria e matematica per preparare le nuove generazioni a risolvere i problemi unici del loro mondo. Inoltre, la necessità di cooperazione e comunità avrebbe potuto rafforzare i legami sociali, con un'enfasi maggiore sul supporto reciproco e sulle reti di sicurezza sociale. Le sfide uniche poste da un'era di oscurità permanente avrebbero richiesto risposte politiche innovative. È probabile che forme di governo più centralizzate avrebbero guadagnato terreno, con lo Stato che gioca un ruolo cruciale nella distribuzione delle risorse e nella regolamentazione della produzione di energia e cibo. Tuttavia, questo potrebbe anche portare a tensioni e, in alcuni casi, a regimi autoritari che usano il controllo delle risorse come mezzo per mantenere il potere. Le alleanze internazionali sarebbero state messe alla prova, con nuove federazioni formate sulla base della cooperazione tecnologica e della condivisione delle risorse. I conflitti potrebbero scaturire dalla competizione per risorse limitate, ma altrettanto plausibili sarebbero stati sforzi concertati per affrontare le sfide comuni attraverso la diplomazia e la cooperazione internazionale. Confrontando questo scenario con la storia come la conosciamo, si nota che molte delle sfide più grandi dell'umanità hanno spesso portato a innovazioni significative e a cambiamenti sociali.
Tuttavia, la scala e l'intensità delle sfide presentate da un'era di oscurità permanente sarebbero state senza precedenti. Mentre le crisi storiche come le guerre mondiali e le pandemie hanno modellato la società in modi fondamentali, un cambiamento così radicale nell'ambiente naturale avrebbe richiesto un adattamento e una resilienza su una scala completamente nuova. Le innovazioni tecnologiche e i cambiamenti sociali che abbiamo visto nel corso della storia avrebbero potuto fornire alcuni indizi su come l'umanità avrebbe risposto a queste sfide, ma la necessità di adattarsi a un mondo di oscurità permanente avrebbe probabilmente accelerato questi processi in modi che possiamo solo immaginare. Il confronto con la realtà storica sottolinea l'incredibile capacità di adattamento dell'umanità, ma anche i limiti della nostra esperienza collettiva di fronte a cambiamenti così profondi.